Io ho sentito che la stazione è stata distrutta dai criminali. Signori, non restate qui! Tu, dimmi com'è la situazione. Chi sei? Devi allontanarti subito. Come? La situazione all'interno. Allora, la situazione... Capisco la fretta, ma aspettare un secondo per farlo rispondere, no? Elsa è fatta così, è molto impulsiva. Ti sei spogliato ancora? Quelli di Eisenwald sono qui, entriamo. Va bene. Ma il mio ruolo è quello di portare Natsu? Sì. Grey, ho una fame tremenda. E tu non ricordarmelo, me ne farai venire ancora di più. Ho detto che ho fame e sono libero di dirlo. E io ti ho detto che non me lo devi ricordare. Grey ha ragione, sto morendo di fame. Non dire quella parola. Adesso basta. È stato il tuo stomaco a brontolare? Che rumoraccio! No, era un'allucinazione acustica. Questa sì che si chiama giustificazione forzata. Riempiamoci il pancino, Happy! Sì! Fermati! Sì, come vuoi! Dobbiamo prima controllare il villaggio. Se abbiamo resistito finora senza cibo, possiamo aspettare ancora un po'. Elsa, il tuo stomaco brontola un po' troppo? Non convinci nessuno in questo modo. Natsu, va a cercare dei funghi insieme agli altri. Mi raccomando. Imputata Elsa Scarlet con l'armatura. Che succede? Eccomi qua, sono io la maga con l'armatura. Provate ad arrestarmi se ci riuscite. Sono io Elsa, dannazione. Ditemi di che cosa mi incolpate. E assicuratemi che sia più importante della vita dei master delle gilde. Avanti, fatevi sotto! Eccomi, ragazzi! State tutti bene! Natsu! No, fermo, non ti avvicinare! Eh? Ho detto fermati! Fermati! Cosa? E questo cos'è? Ai, 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 ma chi è venuto in mente di scavare una buca proprio qui? A Lucy, ovviamente, che domanda sciocca. Lo sapevo! Sì, ma non doveva andare così! E ogni giorno per 3 anni in quest'isola si teneva il rituale delle gocce di luna. Quindi ogni giorno avreste dovuto vedere uno di quei raggi provenire da quelle rovine. Oh, era stata ricoperta persino la buca! Quello era un gridolino femminile? Era molto carino. No, ma non è colpa mia, non sono stata io, no! Significa che quello è il luogo più misterioso di tutta l'isola. Continua a parlare come se non le fosse successo nulla. Una nave pirata. Non capisco, non l'avrei dirottata. Brava, Elsa! Ciao, capitano! Ti stiamo aspettando! Capitano? Proprio così, devo averli conquistati. Non per nulla, è la grande Elsa! Non potevi solo miagolare. Sembrate molto spensierati. Avete dimenticato che quando arriveremo alla Gilda riceverete la dovuta punizione? Punizione? Ma purtroppo l'ultima parola spetta al Master. E io non ho intenzione di intercedere per voi. Qualunque sarà la pena, dovrete accettarla. Non starai mica ludando quella punizione, vero? Sarebbe orribile, non potrei sopportarla un'altra volta! Di cosa state parlando? Dai, non preoccuparti, vedrai che il vecchietto apprezzerà il nostro lavoro. È un uomo intelligente. Beato te, sei sempre così ottimista. Sbagli, sarà proprio quella la punizione. In fondo ve la meritate. No, non è giusto! È terribile, non può essere vero! Qualcuno mi aiuta! Ma insomma, volete dirmi che punizione è? Io voglio saperlo! L'ha ghiacciato e poi l'ha spaccato! Pensava fosse indistruttibile! Questo è il potere di un mago del ghiaccio! Meraviglioso! Il ghiaccio con l'acqua! Se non è un segno del destino questo! Finalmente Yuvi ha trovato il suo principe! Guarda che cosa mi hai fatto! Questa volta me la paghi! Che male! Perché si sta svegliando? Il cuore di Yuvia non è ancora pronto per certe cose! Non ho intenzione di prendermela con una donna, quindi arrenditi e basta. Altrimenti sarò costretto a farti del male. Chi è stato? Sono tutto bagnato! Un pranzo al secco! Davvero? Ho l'acquolina in bocca! Ma Lord Divo, un pranzo al secco personalizzato! Non voglio mangiarlo, è troppo sospetto! E che cos'è questo liquido? Tranquillo, lo assaggio io! Yuvia è tanto triste, è stata in piedi 3 notti per prepararlo! Chi vi ha autorizzati a fare pausa pranzo? Ah,
Oh, ma c'è la tua faccia disegnata sul cibo? È davvero squisito. Dammene un altro po'. Mi hai convinto, lo assaggio. È buono, anzi delizioso. Potrei mangiarlo ogni giorno. Vuoi diventare mia moglie e cucinare per me? Sì, tu e Yuvia farete tanti bambini. Yuvia è al settimo cielo.